Siamo con Matteo Polli a bordo del 998 Club. Matteo, quali sono le differenze tra diciamo questa nuova linea di Italia Yachts e il fuoriserie che è stata, diciamo, la barca originale, il 998 originale? Allora, la differenza principale sono delle aggiunte che abbiamo fatto per rendere la barca un po' più croceristica, un po' più per l'utilizzo crociera piuttosto che l'utilizzo sportivo a cui era diretto il fuoriserie. Sugli interni la differenza principale sono gli stipetti alti, i pensili che abbiamo aggiunto appunto in dinette e in cabina di prua con degli scorrevoli in plexiglass per aumentare, diciamo, il volume contenitivo della barca. In più abbiamo migliorato e arricchito le cuscinerie interne, che sono adesso più spesse, hanno anche gli schienali e quindi rendono, diciamo, più confortevole il divano, la dinette e tutta la parte di prua. Abbiamo anche ingrandito l'armadio della cabina di poppa, che rimane sempre amovibile in tela, però è più grande, ha delle tasche, quindi anche quello è un po' più... E ultima differenza sostanziale è che abbiamo aggiunto una cucina basculante con il forno incluso rispetto a quella lì che è il fuoriserie, che è su due fornelli semplici. Per quanto riguarda i particolari esterni di questo 998 Club, quali sono le novità e le differenze rispetto al fuoriserie? Sugli esterni la novità principale sono le ruote del timone. Abbiamo pensato che una timoneria a ruota potesse essere un po' più confortevole per l'utilizzo da crociera, quindi abbiamo installato due ruote che tramite un sistema di frenelli comandano il timone, che rimane comunque a pala singola. L'altra novità è una delfiniera su cui è possibile montare un sistema salpancore integrato, quindi che fa passare l'ancora internamente e la catena e arriva direttamente al salpancore. Queste sono le due differenze sostanziali. Rimangono comunque possibili in opzione le panche aggiuntive in pozzetto e volendo possiamo installare anche delle coperture del pozzetto in tech, quindi rendere la barca ancora più cruise style. Ok, invece per quanto riguarda piano velico e costruzione... Ecco, per quanto riguarda tutto il resto, la barca rimane esattamente identica a quello che è il fuoriserie, quindi gli standard costruttivi sono gli stessi, le geometrie di scafo e coperta, appendici sono esattamente identiche, anzi sono proprio gli stessi componenti che vengono utilizzati, quindi non cambia assolutamente niente dal punto di vista delle prestazioni o della rigidità della barca, quindi rimane una barca totalmente utilizzabile per le regate e con niente da invidiare alla versione fuoriserie. Differenza sul dislocamento? Cioè, chiaramente a causa di queste aggiunte di componenti che abbiamo fatto, una piccolissima differenza di dislocamento che stimo essere intorno ai 50 kg, quindi veramente una frazione minima del dislocamento totale che non ha influenza sostanziale sulle prestazioni della barca. Ok, grazie mille. Grazie a te.